Fabrizio Forconi, MMAmania.it, siamo qui con un altro dei vincitori di Slam FC6, Gabriele Nanosetti. Allora Gabriele, una veloce vittoria nel corso del primo round avvenuta per triangolo, dici un po' la costruzione di questo triangolo. Allora, la costruzione, vabbè, in realtà la costruzione parte da un mio errore, perché io mi aspettavo che lui entrasse subito, come è quello che ha fatto, e avevo previsto di dargli un montante, ma invece sono partito con un diretto ed è entrato sotto, cioè, quindi diciamo che fondamentalmente è partito bene lui. Poi secondi di fase a terra c'è stato un attimo, ha provato a passarmi la guardia, ho rimesso guardia, full guard, e si è alzato in piedi, un up kick con cui l'ho preso, da lì si è riabbassato, sono rimasto con la gamba sopra, l'ho impostato per bene, afferrato la gamba e chiuso, non c'era via di scampoli. Alcune volte quando ci sono questi match così rapidi l'avversario tende a chiedere un rematch, avresti difficoltà a darglielo? Assolutamente, quindi quando vuole lui non ci sono problemi. I tuoi prossimi appuntamenti prevedono di combattere ancora allo Slam o stai spiazzando un po'? Allora, per adesso non ho niente in programma, quello che viene, però se si continua ad allenarci. Ora vi venderò un mesetto, visto che queste feste che ci sono state, penso che come me tutti gli altri non se le siano godute e me le godo un pochino adesso. Io ti faccio un po' la solita domanda che faccio sempre alla fine, per vedere se a distanza di tempo magari qualcosa è maturato, ovvero hai qualcuno nella tua categoria di peso che ti piacerebbe particolarmente affrontare ad oggi? Allora, vorrei riaffrontare Rafael Torres, con cui avevo fatto al Milano in The Cage, perché comunque è un buon lottatore, credo di essere migliorato molto nel mio jiu-jitsu, già la volta scorsa non riuscì a finalizzarmi, però stetti due riprese a soffrire sempre sotto. Ora le cose sono un po' cambiate e penso di potergli tenere testa meglio anche nella sua lotta, lui sicuramente sarà migliorato nel suo striking e quindi secondo me esce fuori un bel match. E quindi se dovessi dirgli qualcosa direttamente a lui, come se fosse quella luce lì? No, in questo momento non saprei, mi voglio impreparato. Ok, perfetto, allora io ti rinnovo comunque i complimenti per la bellissima vittoria e sicuramente torneremo a risentirci, ok? Grazie a te Gabriele. Saluto a tutti. Ciao.